È iniziata sotto un sole battente che ha voluto anch'esso salutare le migliaia di persone, tra appassionati, addetti ai lavori, personale dell'aeroporto, autorità e cittadini, la giornata dedicata alle celebrazioni per festeggiare i 100 anni di vita dell'aeroporto di Fano, organizzata dall'Aeroclub Fano con il patrocinio del Comune e del Consiglio regionale delle Marche. Nell'occasione è stato anche organizzato il primo raduno nazionale delle pattuglie civili. Si è iniziata la parte ufficiale della commemorazione con il taglio del nastro da parte delle autorità e i saluti ufficiali dal palco allestito ai piedi della torre di controllo dell'aeroporto. Una cerimonia che nell'intento degli organizzatori non era solo celebrativa, ma commemorativa, carica anche di momenti toccanti, come la scopertura della targa realizzata appositamente per l'evento e che verrà posizionata all'esterno della struttura con deposizione di corona d'alloro alla presenza del picchetto armato dell'aviazione militare italiana del 15° Stormo di Cervia. Targa che ricorda le gesta delle due medaglie d'oro al valor militare, oltre che di Enzo Omiccioli, a cui è intitolato per ora l'aeroporto, ma anche di Walter Omiccioli, due assi dell'aviazione militare italiana, momento che ha raggiunto il suo apice quando l'unico parente vivente dei due assi, un nipote, Alfredo Magnani, ha preso la parola commosso per ringraziare tutti. Però oggi siamo consapevoli che questo è una fortuna avere una struttura come questa e che tanti magari ci invidiano, e proprio dobbiamo partire da questo punto di vista, che abbiamo io lo definisco un gioiellino, dobbiamo valorizzarlo con le sue caratteristiche senza stravolgerle, sapendo che può portare un valore aggiunto, sapendo che sempre più questo spazio deve anche integrarsi con la città. Tutte le maestranze dell'aerostazione hanno partecipato all'organizzazione di queste due giornate. La società che gestisce lo scalo, la Fano Fortune, l'Accademia di Volo, gli operatori commerciali che hanno animato la manifestazione. Questi ragazzi che vengono con le loro pattuglie di formazione civili sono lo specchio di quello che si può fare in questo aeroporto e delle tante potenzialità che ha, espresse e inespresse. Quindi è importante che con l'aiuto di tutti e il supporto delle istituzioni facciamo crescere anche la parte inespressa, che è tanta ed è bella da poter far emergere. 9 le pattuglie provenienti da tutta Italia, da Brescia fino a Lecce, assieme a tanti singoli che con oltre 140 velivoli hanno saturato il prato dell'aeroporto, tirato a lucido per l'occasione. Uno spettacolo di alternanza di decolli e atterraggi senza sosta fino alle 19 della sera, con passaggi sulla pista che hanno tenuto con il naso all'insù le migliaia di persone, grandi e piccini, che sono stati affascinati a metà pomeriggio anche dal passaggio in formazione della pattuglia Infinity di 12 velivoli che hanno disegnato nel cielo di Fano un tricolore gigante. Anche i padroni di casa, il Fly Fano Team con 7 velivoli in formazione, la pattuglia Yak Italia, i due Extra 300 dei 27 Aerobatics hanno ammaliato il pubblico. Come anche il gioiellino dell'aeronautica militare italiana, presente con i suoi ufficiali assieme al generale Molteni, il mastodontico HH-101 Cesar in mostra statica assieme al suo equipaggio. Ed il romantico ma sempre efficiente AB-212 del reparto volo della Polizia di Stato, presente anch'essa alla manifestazione.